il preside. Fig, grazie per averci raggiunto. Lo svistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta! Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. Benvenuta, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare Hogwarts e il mondo intorno al castello. Bene. Molto si può scoprire con uno spirito avventuroso. Ma anche i professori hanno diverse cose da insegnarti. Chissà. Avverto qualcosa in te. Un senso di... di cosa si tratta? Ambizione, forse? Posso sembrare ostinata, ma nella vita bisogna lottare per ciò che si vuole. Interessante. Hai da poco scoperto di possedere una rara abilità. Sento l'ambizione crescere dentro di te, così come il desiderio di potere. Forse appartieni a Serpeverde. Sei disposto ad andare avanti anche da solo, se necessario. Sarà meglio... Grida!
Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che è entrata in scena! È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una vera avventura. Già, non vedo l'ora. Ricordo ancora la prima volta nella sala comune di Grifondoro. Era una Grifondoro. Io sono una Grifondoro. Da ragazza non ricordavo mai la parola d'ordine. E cioè? Parola d'ordine? La parola d'ordine è grata domum. Grata domum. Puoi entrare. Ben fatto. Ora, entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune. Ora, in che direzione è la sala comune?
iniziare Hogwarts il quinto anno. Usate. Coraggio, bevetene un sorso. Davvero non vuoi provarla? L'ho distillata io. Salve, sei la nuova studentessa del quinto anno. Lieto di conoscerti, sono Garrett Weasley. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tue fighe state bene. È vero che in carrozza con voi c'era qualcuno del ministero? Sì. Un amico del professor Fig. Oh, non volevo essere indiscreto. Che bestiaccia, i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie, Garrett. Anch'io lo sono. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Allora te le faranno passare tutte, eh? Veramente è il contrario. Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Mi sta sempre addosso. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene, ed è una strega incredibilmente potente. Farà di tutto per proteggerti. Sembra che ti piaccia preparare pozioni. Devo dedurne che hai talento per questa branca della magia? Beh, dal punto di vista della preparazione non c'è molta differenza tra una burro-birra modificata e una pozione rigeneratrice. Anche se non sono sicuro che il professor Sharp vedrebbe il collegamento, non ci crederai, ma non apprezza molto la mia... creatività. Stai bevendo burro-birra per colazione? Eh? Oh, no! Sto perfezionando una ricetta che ho creato questa estate. Ci sono quasi. A giudicare da certe reazioni potrebbe richiedere ancora un po' di lavoro. È stato un piacere conoscerti, Garrett, e grazie per le informazioni su tua zia. Piacere mio. Buona fortuna per oggi. Secondo me è bellissimo. Peccato che tu non sei nata con le ali, Nelly. Le avresti usate? Di essere, Nelly. Perché sono tutti così preoccupati? È del tutto sicuro. Ehi, ciao! Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto, vedere le cose da una prospettiva diversa. Una volta sono arrivata in cima alla torre di Grifondoro, dall'esterno e senza scopa. Oh cielo! Comunque io sono Nelly, Nelly Hogsbeard. Ho sentito parlare di cosa ti è successo sulla strada per Hogwarts. È tutto vero? La storia del drago, intendo. Sì, tutto vero. Ho visto la morte in faccia. Il professor Fig e io siamo stati fortunati a uscirne vivi. Oh, mi dispiace per te e ovviamente per quel povero mago del ministero. Però almeno... hai visto un drago? Comunque, Grifondoro, così come Hogwarts, aveva bisogno di un po' di emozioni forti, a mio parere.